Buongiorno amici di rovigooggi.it, benvenuti a Post-it dal Polesine, la trasmissione che vi fa compagnia ogni giorno, da lunedì a venerdì alle ore 11. Oggi un argomento speciale, tutti i giorni in verità abbiamo degli argomenti speciali. Parliamo di scuola e di diritto allo studio. Sono anni che Rovigo ci prova ad avere un liceo musicale, un'offerta scolastica che in provincia non c'è, ma in tutte le altre 6 province del Veneto sì. Ad ottobre 2019 è arrivato l'ennesimo no, ma non dall'ufficio scolastico, non dalla Regione Veneto, ma dalla riunione d'ambito provinciale, costituita dai sindaci e dall'ufficio scolastico provinciale. Ora, dopo il riassorbimento delle ferite, perché che se ne dica, i no fanno sempre male, la macchina per ripresentare la domanda è pronta e si sta muovendo. Questa volta non potrà essere un no e vogliamo spiegare chiaramente perché. Sono a parlarne con il fondatore, importatore delle scuole medie ad indirizzo musicale qui a Rovigo, Fabio Cusin, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Rovigo 3, che conosce bene il tessuto scolastico provinciale, visto che è stato preside dal basso all'alto Polesine, Porto Tolle, l'Istituto Comprensivo di Lendinara, il Liceo Scientifico Paleocapa di Rovigo e anche l'Istituto Agrario. Buongiorno, preside Cusin. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, preside, diciamo subito, spieghiamo perché c'è la necessità di avere almeno un liceo musicale a Rovigo e in provincia. Beh, intanto diciamo che i licei musicali con la riforma Gelmini, con il riordino Gelmini che è iniziato nel 2008 e si è concluso nel 2010, hanno trovato una loro collocazione nel panorama dell'istruzione secondaria di secondo grado in Italia. Prima non c'erano, Un bel c'erano primo solo, passo. beh, il primo passo, sì. Sono stati istituiti quelli musicali e quelli coreutici e sono stati rivisti i piani orari di tutti gli altri licei. Quindi è un'offerta che il Paese, il Parlamento e quindi tutti noi, perché alla fine i nostri rappresentanti in Parlamento sono espressione della nostra volontà, tutti noi abbiamo deciso che fosse necessario, che i tempi fossero ormai maturi. Sì. Questa è una delle motivazioni. Poi, avremo modo di parlarne oggi, io credo che ci sia una grande richiesta di musica in Polesine. Prova ne sia il fatto che è l'unica provincia d'Italia che ha due conservatori musicali, Certo. con una popolazione, sappiamo, molto bassa. Quindi c'è una grande richiesta che si può capire anche dal numero di scuole medie a indirizzo musicale che ci sono in Polesine. Quante sono? Sono arrivato ormai a 10. 10 scuole vuol dire, calcolando che in ogni scuola ci siano circa 70-75 studenti, per 10 sono 700-750 studenti che studiano musica nelle quelle che si chiamavano scuole medie, Sì. scuole secondarie di primo grado, e che in una certa misura potrebbero essere interessati a proseguire i propri studi in un liceo musicale. Certo, cosa significa frequentare una scuola ad indirizzo musicale? Ecco, io ho cominciato a fare il preside nel 2013, 1 settembre 2013, e ero già molto preso da tutte le problematiche che non conoscevo e che mi sono trovato ad affrontare, quando sono venute a trovarmi due amiche, che poi sono diventate grandi amiche, due professoresse di strumento musicale, Claudio Lapolla, eccellente violinista e ottima insegnante di violino, e Silvia Massimi, eccellente chitarrista ed eccellente Insegnante insegnante di di chitarra. chitarra, per propormi di provare ad avviare un indirizzo musicale nella scuola media Casalini, nella quale lavoro. Dopo un primo momento di sconcerto, perché non avevo certo bisogno di fare anche questa cosa, però abbiamo cominciato e con un po' di peripezie, che poi magari spiegherò, ci siamo riusciti. Qual è stata la motivazione che ho dato ai genitori che dovevano iscrivere i propri figli? La fascia dell'adolescenza è una fascia estremamente complessa, dove i ragazzi cambiano Sì. radicalmente, entrano alla scuola media che sono dei bambini, escono dei ragazzoni o delle signorine. E in questo passaggio succede di tutto. Abbiamo ragazzi che faticano a rapportarsi con gli altri, con i coetanei in maniera corretta, in maniera responsabile, in maniera adulta. Noi dobbiamo educare. Credo che la formazione
musicale, strumentale, in questo possa giocare un grande ruolo. Quando noi suoniamo e noi mettiamo subito i ragazzi a suonare assieme, non li facciamo suonare da soli con il loro insegnante, sono per i primi tempi, devono imparare ad ascoltare l'altro che suona, Certo. oltre che ascoltare se stessi, a seguire lo stesso ritmo, no? Ognuno per conto proprio, ad ascoltare e eseguire la stessa melodia. Quindi si abituano a rapportarsi con gli altri secondo regole, che è quello che noi cerchiamo di dare loro. Ovviamente non basta la musica in questo, ci vuole un'azione educativa più ampia, però credo che la musica in questo abbia un buon gioco. E poi teniamo conto che in un paese come l'Italia, paese nel quale l'arte dovrebbe essere al primo posto, Il il fondamento della fondamento, nostra formazione. esatto, la formazione di tipo artistico, musicale, non può essere negata a questi ragazzi. Questi ragazzi vogliono fare musica, ascoltano musica, sono dei grandi fruitori, ma sono anche profondamente ignoranti per quanto riguarda le regole, gli stili musicali. Noi dobbiamo educarli in modo tale che la fruizione sia di livello più alto possibile. Certo. Giornalisticamente parlando, dal 2012 ho seguito almeno due no alla creazione del liceo musicale a Rovigo. Siamo retrogradi o chi ha deciso per tutti non ha capito bene la questione? La seconda, decisamente, la seconda. Allora, da molti anni stiamo, uso il plurale perché ci sto lavorando insieme a moltissime persone, si sta provando ad avviare un liceo musicale. Abbiamo cominciato a pensarci intorno alla metà, intorno al 2004-2005. Io allora insegnavo al liceo Celio Roccati. Con me insegnavano altri colleghi interessati a questa tematica, tra tutte la professoressa Anna Vezzò e la professoressa Chiara Milani, Sì. e abbiamo provato all'epoca a convincere il collegio dei docenti ad avviare una sperimentazione di tipo musicale. La riforma Gelmini era ancora lontana da venire, si potevano tentare delle sperimentazioni. Ecco, lì mi sono reso conto che era faticoso convincere i colleghi dell'opportunità di ridurre, che so, un'ora di latino, un'ora di greco, un'ora di matematica a favore di un'ora Musica. di musica. C'era un po' l'attenzione al proprio orto, alla propria disciplina, più che la capacità di avere una visione d'insieme delle cose. Tanto che sono corsi appunto molti anni prima di avere il consenso del collegio dei docenti e poi del consiglio d'istituto. Avuto questo consenso, si provò ad avviare il liceo cercando di raccogliere i ragazzi che avevano finito la terza media. Certo. Siamo arrivati ad averne, se non ricordo male, 15-17 il primo anno, non era un numero sufficiente. Ci si provò anche l'anno dopo con esiti simili, dopodiché arrivò la riforma Che vi Gelmini aiuta? che ci aiutò perché potevamo finalmente fare da soli, non avevamo bisogno di collegarci ad altre istituzioni. Il corso sperimentale doveva essere in collaborazione con il Conservatorio di Rovigo, che doveva mettere i propri insegnanti. E facemmo subito, fecero, perché io avevo già cominciato a fare il prese, fecero subito richiesta e l'autorizzazione arrivò Sì. sia a Rovigo che ad Adria. Però ancora ci fu il problema degli iscritti, non riuscivamo ad avere quei almeno 20-25 iscritti necessari per partire. E dopo un paio d'anni di tentativi, di sforzi, le energie Sì, vennero meno. però avete capito anche un'altra cosa, che forse bisognava seminare prima, giusto? Quindi sulle Esatto, scuole medie. esatto. E questo è il motivo per cui quando da me vennero Claudia e Silvia a propormi l'idea di una media musicale, dissi subito di sì. E dovevamo aumentare C'è la. una foto dove ci sono sia Claudia che Silvia che sto proiettando alle Grazie. spalle. Sì, perché Sì. poi il caso ha voluto che poi queste due insegnanti, queste due amiche, vennero a insegnare nella mia scuola media e ancora oggi Sì, sto lavoriamo assieme. facendo scorrere delle foto dell'Istituto Ecco. Casalini. Allora, era il 2013-14, c'era un bel gruppo di genitori molto affiatati. Li convincemmo a seguirci in questa richiesta all'ufficio scolastico di aprire la media musicale. Il primo anno non andò bene, nel senso che venne rigettata la nostra richiesta. Però partimmo lo stesso
con un corso musicale Sì. sulla falsariga di quello che sarebbe poi stato il corso vero e proprio, unendo le forze, quindi un po' con i fondi della scuola, un po' con il contributo dei genitori. Certo. L'anno dopo riprovammo e stavolta avemmo successo. Ci venne concesso l'indirizzo musicale, venne concesso a noi, a Rosolina e Occhiobello. Sì. E le scuole musicali passarono da 7, scusate, da 6 a 9. Perché ricordiamo, 2 anni fa è riuscito anche l'Istituto Comprensivo Rovigo 1, Sì. la scuola media Bonifacio, a ottenere l'indirizzo musicale e adesso sono già arrivati al secondo anno. Quest'anno ci sono anche nuove scuole che hanno chiesto l'indirizzo musicale, sempre delle Esatto, medie. certo. L'hanno chiesto l'Istituto Comprensivo di Sì. Lendinara e lo ha chiesto, lo chiede da molti anni, l'Istituto Comprensivo di Badia Polesine. Sì. Ecco, contiamo che ci sia una sensibilità da parte dell'ufficio scolastico nei confronti di queste legittime esigenze. Certo. Anche perché tenete conto di un fatto che talvolta dicono che queste scuole costano perché bisogna nominare dei docenti. Ecco, il primo anno di una scuola media di indirizzo musicale servono 6 ore per ciascuno dei 4 strumenti che vengono autorizzati. 6 per 4 fa 24, e quindi vuol dire un docente e un terzo. Sì. Voi capite che un docente e un terzo a livello regionale ce lo possiamo sicuramente Sì, permettere. infatti non dovrebbe essere un salasso. Esatto. E quindi questo passaggio alla creazione del liceo musicale, qual è la paura che si avverte, che viene comunque in qualche modo paventata? Io e anche altri, tutti quelli che collaborano a questa iniziativa, sono andati a parlare, e anch'io lo feci prima di far partire la media di indirizzo musicale, con le varie istituzioni che si occupano di musica e quindi principalmente con i conservatori. E lì capii subito che c'era un timore di perdere iscritti, cioè che il liceo musicale potesse o possa fagocitare gli iscritti del conservatorio. Sì. E questa paura va un po' ridimensionata. Spieghiamo perché non ha ragione d'essere. Allora, intanto bisogna capire quanti ragazzi dalle scuole medie a indirizzo musicale attuali si iscrivono nei conservatori. Tenendo conto anche della scuola media Venezia, ex annessa al conservatorio, che adesso appartiene all'Istituto Comprensivo Rovigo 2, o della scuola ex annessa al conservatorio di Adria, che è Sì. sempre inglobata nel comprensivo Adria 2, ci sono poche unità per ciascuna di queste scuole medie indirizzo musicale che si iscrive al conservatorio. Quest'anno ce ne dovrebbe essere un paio che dalla scuola media Venezia sono passate al conservatorio, su circa una quarantina di ragazzi che sono usciti. Della mia media della Casalini non si è Sì. iscritto nessuno. Quindi questi ragazzi vanno in quella che potremmo chiamare dispersione musicale, nel senso che si impegnano tanto, lavorano molto, ottengono anche dei buoni risultati, di grande soddisfazione personale, ma anche dal punto di vista tecnico, per 3 anni e poi basta, smettono. Oppure suonano con gli amici nelle occasioni, però è chiaro che non si tratta di un'attività che comporta una crescita. Si divertono sicuramente, ma la maggior parte di loro smette completamente. Io credo che a livello provinciale, tenuto conto che ci sono questi 750 ragazzi che studiano musica e quindi dell'ultimo anno circa 250, noi potremmo raccoglierne di questi una ventina, 25, che siano Certo, interessati a un percorso di io immagino di sì. Certo. liceo musicale e che comunque non sarebbero stati utenti del conservatorio. Quindi è un arricchimento generale e non un impoverimento dell'uno a scapito dell'altro. Prova ne sia di questa cosa quello che è successo a Rovigo quando è partita la scuola media indirizzo musicale Casalini. Sì. All'epoca c'era solamente il Venezia. Il Venezia aveva due sezioni, circa 40 iscritti l'anno. C'era il timore, e anch'io francamente non sapevo cosa sarebbe successo, che ci potesse essere un drenaggio di iscritti da una scuola all'altra. All'altra, sì. Non ci fu nessun drenaggio, assolutamente. Guardiamo la situazione del prossimo anno scolastico. Venezia ha 41 iscritti per il 21-22. Casalini 37 iscritti,
Bonifacio, non mi ricordo se sono 22 o 23 iscritti. Sì, stiamo parlando degli iscritti all'indirizzo musicale, sì. All'indirizzo musicale. E la scuola media Rico Boni, anche loro ci provano ogni anno e ci proveranno quest'anno, chiedo scusa, mi sono dimenticato di citare anche loro Sì. prima, hanno 20 richiedenti. Quindi si è passati da 40 che vogliono fare musica al Venezia a Sì. 40 più 37 più 23 più 20. Arricchimento generale. Certo. E poi volevo fare anche una specifica, grazie alla mia esperienza professionale. Un ragazzo che intende studiare e formarsi in conservatorio, quindi alta formazione musicale, non si sognerebbe mai di iscriversi a una scuola di indirizzo musicale perché lui vuole fare il musicista, lui vuole diventare un pianista, vuole diventare un cantante, vuole diventare un direttore d'orchestra, un compositore, tanto che i conservatori sono università. Invece, chi si iscrive a una scuola media di indirizzo musicale è perché vuole suonare, imparare a suonare, imparare a suonare con gli altri, godere della musica che è un'arte che abbiamo detto e l'hanno detto tutti, cioè la storia lo conferma, fondamentale per la crescita personale dell'uomo. Esatto. Ricordiamoci che i conservatori sono stati riformati, l'ultima riforma risale al 99, la legge Sì. 508 del 99, che ha definito una volta per tutte, finché non la cambieranno, insomma, però ormai sono passati 22 anni, ha inquadrato i conservatori nell'alta formazione artistica e musicale, Certo. l'AFAM. I conservatori si dovrebbero occupare della formazione universitaria. Nelle more dell'avvio delle medie musicali, diceva la legge 508, e dei licei musicali, il conservatorio doveva continuare a occuparsi anche dei livelli inferiori, Sì. come ha fatto e come ha fatto bene. Però poi i tempi sono diventati maturi, sono partite le scuole medie musicali, sono partiti i licei musicali ed è tempo che ognuno faccia il proprio lavoro. Come dicevi giustamente tu, Irene, se un ragazzo ha una forte passione per la musica, è determinato a fare il musicista, nella vita vuole fare quello, è chiaro che il percorso non può che essere quello del conservatorio. Certo. Anche perché non si può pensare che un ragazzo cominci a suonare il violino a 18 anni dopo aver fatto un liceo, perché a 18 anni i giapponesi sono già primi violini dappertutto, quindi Sì. non è pensabile. Infatti, il conservatorio si deve occupare di questi ragazzi precoci, particolarmente abili, e deve continuare a occuparsene. E c'è stata una norma, l'ultima norma che ha regolato le attività musicali è della fine del 2018, e quella che si stava chiedendo in molti, ed è la legge sulla filiera musicale. Questa definisce molto bene i ruoli. Che cosa dice? Ci sono due percorsi in Italia, il percorso del conservatorio che è il percorso principe per arrivare a fare il musicista professionista e poi c'è un percorso parallelo, non voglio usare secondario, parallelo, che passa attraverso le medie musicali, i licei musicali e che può confluire alla fine del liceo nel conservatorio, nel senso che il liceo musicale dà degli Sì. attestati, richiede delle competenze finali che devono essere testate dal conservatorio se il ragazzo chiede di iscriversi all'università della musica. C'è quindi questo doppio percorso che può intersecarsi in qualsiasi momento. E sempre in questa norma sulla filiera musicale viene scritto espressamente che i conservatori si occupano comunque dei corsi Sì. preaccademici, fino a un massimo di 3 anni, e dei talenti precoci. Quindi, Certo. ognuno svolge il proprio ruolo e segue la propria strada. La finalità qual è? Più musica per tutti, Certo, più cultura bellissimo. Più musicale musica per per tutti. tutti. E l'iter quindi adesso per ottenere un liceo musicale qui a Rovigo in Polesine, qual è? A Ecco, chi dobbiamo fare appello? adesso una scuola media, una scuola secondaria di secondo grado del Polesine dovrà far approvare dal proprio collegio docenti e dal proprio consiglio d'istituto l'autorizzazione a presentare la domanda. Dopodiché il dirigente presenterà la domanda all'ufficio scolastico regionale, il quale convocherà delle riunioni d'ambito attorno ad Sì. ottobre-novembre, riunioni d'ambito nelle quali ci sono i sindaci dell'ambito territoriale coinvolto,
nel nostro caso, se dovesse essere una scuola della città di Rovigo, il Medio Polesine, l'ufficio scolastico provinciale e, in veste purtroppo di soli uditori, i dirigenti scolastici. Verrà presentato il progetto, viene presentata l'idea e si vota. Ok, quindi il nostro appello è ai sindaci del Medio Polesine, Assolutamente sì. quella volta che saranno convocati per la riunione d'ambito provinciale per scegliere e votare quindi la realizzazione di un liceo musicale, i nostri sindaci dovranno dire sì. E abbiamo spiegato fino adesso perché. Io avrò cura che questo video ce l'abbiano tutti, glielo manderò. E così adesso parliamo di cose, cambiamo argomento. La sua missione di preside com'è? Il preside del Polesine. No, preside è tutt'altro, un preside come tanti altri, niente di speciale. No, la cosa che più mi attira in questo lavoro è proprio l'innovazione, nel senso che io ho voluto fare questo lavoro forte dell'esperienza passata come insegnante a cercare di avviare delle sperimentazioni, per esempio quella musicale, nella mia scuola. Io mi ricordo quanta fatica, quanti anni ho speso io e i miei amici, i miei colleghi, per far passare un'idea di sperimentazione. Avevo la percezione che facendo il preside, permettetemi di usare questo termine perché odio quello di dirigente scolastico, Sì. facendo il preside si aveva degli strumenti superiori. Avevi un po' tutte le leve del comando dell'istituzione scolastica e l'ho intuito e l'ho capito quando in poche settimane alla Casalini sono riuscito a far partire l'indirizzo musicale, Certo. poche settimane di lavoro. In questo io ho tratto molta ispirazione, lo dico spesso quando me lo chiedono e voglio ribadirlo anche adesso, ho tratto molta ispirazione da quello che io considero il mio preside. Io ho lavorato per qualche anno con il professor Ercole Chiari, che è Sì. stato Certo. un grande preside del Celio Roccati, che ha reso all'epoca il Era Celio preside quando io frequentavo lo scientifico. Roccati, certo, ha reso il Celio Roccati la scuola più grande del Polesine all'epoca e lui era un grande innovatore. Io mi ricordo che arrivava ogni primo settembre al Collegio Docenti con una novità e ci martellava finché non davamo il nostro assenso. Non aveva sempre ragione, però aveva la visione lunga. Ecco, Sì. Sì. io mi ispiro a lui. Ed è proprio per questo che quest'anno, mi chiedevi quali sono le prospettive del futuro, ed è proprio per questo che quest'anno alla Casalini partiamo con un'altra novità. Altra Sì. novità che è l'indirizzo scientifico. Io di formazione sono un fisico, Sì. voi direte, come me ti occupi di musica. La cultura credo non debba avere nessun limite, nessun Etichetta. ostacolo, nessuna etichetta. Partiamo con l'indirizzo musicale, per quale motivo? Perché siamo riusciti a aggiudicarci un finanziamento molto importante del Piano Nazionale Scuola Digitale, col quale abbiamo acquistato un grande laboratorio scientifico polivalente, che sarà su un'area di circa 100 metri quadri, fisica, chimica, scienze, biologia e così via, e anche informatica. Ma marginalmente informatica, sarà soprattutto Sì. scientifico, e allora ci è venuta l'idea di provare con questa sperimentazione, in modo che i ragazzi già alle medie possano assaggiare che cosa significa fare scienza, anche perché loro faranno 3 ore di attività pomeridiana aggiuntiva rispetto alle 30 mattutine, le faranno tutte in laboratorio. Non ci sarà una sola ora passata in classe davanti alla lavagna in maniera tradizionale, cioè lavoreranno con materiali sui loro banchi, speriamo di poterlo fare in gruppo, speriamo che questa epidemia finisca e che Certo. ci liberi finalmente, e quindi faranno veramente scienza Bene. e potranno anche ovviamente orientarsi per gli studi successivi. Brave le scuole Casalini. Ci auguriamo che tutte le scuole possano copiare questo ardore e questo spirito di iniziativa e di sperimentazione che caratterizza le Casalini e il preside delle Casalini. Quindi grazie al preside Fabio Cusin, come ripeto questo video cercherò di farlo avere ai sindaci che dovranno decidere sul liceo musicale per il Polesine, e perché come ci ha insegnato Luigi Einaudi, padre della nostra Costituzione, è fondamentale conoscere per deliberare. Buona giornata a tutti, grazie ancora al preside Cusin e noi ci vediamo domani alle 11. Grazie.